zombie apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, nuovo video make up beauty, perché non ho fatto tempo a fare quello make up tutorial. Non sono make up artist, però ci tenevo a chiarire che mi piace ogni tanto truccarmi. E insomma a voi, ma oggi non è stato possibile perché avevo mille altre cose da fare, quindi farò make up beauty a voce. Vabbè, vi faccio vedere un po' il mio make up. Ho messo un po' di mascara nelle ciglia, un po' di ombretto qua nella rima inferiore dell'occhio come matita, un po' di terra bronzer e poi vi dico l'infinito tutti i prodotti che ho utilizzato. Vi dicevo terra bronzer illuminante, un po' di rossettino della Wacom, un po' di rossetto appunto, e mascara, un po' di mascara appunto, e basta, null'altro. Tutto il resto è illuminante. Allora, profumi ne ho tantissimi da mostrare, ma questo è tutto dopo. Allora, come mascara ho utilizzato questo qui, questo della Rimmel. Poi come bronzer ho utilizzato questo, che mi sta piacendo un casino, molto bello, è una colorazione pazzesca, vedete? Già, bella bella bella, eccola qua. Poi come prodotti, sempre questi, ho utilizzato la matita, se la trovo, non è questa, tanto secondo, sto qui, la matita per sopracciglia, dov'è? Se non la trovo, deve essere che l'ho dimenticata di là, sì, infatti, l'ho dimenticata di là, vabbè, non importa, comunque ogni tanto come matita utilizzo questa. Io non so perché mi si vede il... aspettate un secondo. Allora, non voglio fare danni, ok, va bene. Sì, è tutto storto sto coso, ma vabbè, niente. Ok, allora, vi dicevo, ogni tanto utilizzo questa come matita per fissare le sopracciglia, Tattoo Brown, oppure questa qui come fissante per le sopracciglia della L'Oreal, vedete? E niente, infine come illuminante, come dice Fabiana Lizzi, questo è della Make Up Revolution, questo qua. Come soldi ogni tanto ci vedono più o meno allo spazio, senza dire baggianate, ma è così. Vedete che bel colore, ve lo mostro anche. Che bello, bellissimo, già, molto bello. Adesso io non la vedo pulirmi, ma va bene lo stesso. Questo è l'illuminante, bellissimo. E poi ha un petto fantastico, vabbè, nulla di che, però a me piace. Come rossetto invece, dove l'ho messo? Ce l'avevo qui. Boh, ah, eccolo qua. Come rossetto ho messo questo qua della Wacom 604 Sublime Matte. Ve lo dico io perché non c'ho più la scatola, forse anche l'ho buttata, non lo so. Ma mi è stato omaggiato dal Miss Lilla 001, che adesso si chiama Casa di Fabiana, suo canale, e Wacom, e niente, scusate se mi dimentico, sì, ciaone. Allora, vi stavo dicendo, se mi ricordo vi metto nell'info box il canale di A Casa di Fabiana, il link, e se mi ricordo, perché non lo so, e vi dicevo, questo è il rossetto che ho vinto da lei anni fa, si suol dire, quando si potevano ancora fare i giveaway su YouTube, perché adesso non ne sono sicura che si possano più fare, però vabbè, quelli sono dettagli. E questo è il rossetto che ve lo estraggo, e questo è il rossettino in questione, vedete? Aspettate un secondo, ok, sì, si vede benissimo. E nulla, questo mi piace così, mi ho messo anche un po' di profumo che non fa mai male, della Bon Bon Malizia, e poi un po' di Tesoro d'Oriente, che non so come farvi vedere, però vabbè, niente.
Attendete un secondo che stoppo qua. Cioè non che stoppo, che metto a posto i beauty, perché vi ho selezionato, tenete conto che vi ho selezionato tutto da qua dentro, quindi vedete il mio beauty, bellissimo. Adesso lo metto qua prima che casca tutto, vabbè. E niente ragazzi, questo era tutto. Non ho fatto vedere i miei profumi. Ho quasi scarico il telefono, quindi andiamo di corsa veloce. Allora, come profumo ho utilizzato questo qui della Bon Bon Malizia, che me lo spruzzo tutto attorno, me lo rispizzo anche adesso volendo, se riesco. Ah ragazzi, non sapete che manna santa che da cielo. Questa cosa, non diciamo parole, però vabbè. E questo invece sui capelli, me l'ho spruzzata, che è buonissimo. Tesoro d'Oriente, questo è Te Verde e Verbena, molto buono. Ha una profumazione fantastica e la adoro. Buonissimo, è straordinaria. Mamma mia, raga, non potete capire. Prima non mi piaceva all'inizio, non mi piaceva per niente. Adesso, chissà per quale motivo, magicamente mi sto innamorando di questo profumo. Aspetta un secondo. Allora, no. Okay. Sì, ho la batteria al 19%, e vabbè, raga, vogliamo pretendere. Comunque, vi dicevo, questo profumo è buonissimo. Già, molto buono. 200 ml di prodotto per 36 mesi. 36 mesi di wow, top. Quindi, vabbè, prima che, come si può dire, prima che lo finisco, ce ne vorrà, perché io veramente. Piaciuta un casino, quella l'ho finita prima, quella al ibisco e carcate. Ibisco e carcate e basta, il tesoro di niente è questa, come quella lì. E nulla, questa la finirò un po' più piano perché è veramente buona e mi piace. Non è che non mi piace, sì, mi piace, deciditi, caspita, sì, mi piace. Non da impazzire, però me la sto facendo piacere perché l'ho pagata non tantino, ma un pochino sì. Quindi, vabbè, non è una fesseria che l'ho pagata, però sono sempre dei spiccioletti, ragazze. Però mi è piaciuta da morire, quindi top. Mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Ve la consiglio, straconsiglio. Vedete che è buona? Già, è buona. Vabbè, le mie solite fesserie. E niente ragazzi, questo era tutto. Il make-up ve l'ho detto, sì, l'outfit è lo stesso, questo qui. Non so cosa possiate vedere. Allora, questo è il mio outfit con questa maglia così. E vabbè, sotto c'ho una maglia maniche corte e basta. Il resto si sa che sono in pantaleggings. Oppala, torniamo indietro, che è meglio. Aspettate che vi giro. Ce la farò? No, non ce la posso fare. Aspettate un attimo, faccio il mio outfit, torno subito. Allora, questo è il mio outfit. Scusate un po', non guardate il dettaglio perché tanto sono in pantofole. Però prima avevo le scarpe da tennis e adesso sono magicamente in pantofole, ma vabbè, dettagli. E niente, questo è il mio outfit di stamattina, che ce l'ho ancora adesso. E questo è il mio chignon, così bello e meglio. Le sopracciglia fatte così, in questa maniera, non so se si possono vedere. Già, e nulla. Torniamo alla postazione. Eccomi qua per i saluti finali. Aspettate un secondo, perché non voglio mettere le mani in mezzo alla telecamera, che è maleducazione. Dunque, ci si vede a un prossimo video. Make-up a voci, nel senso parole povere, ma anche se non faccio make-up, non importa, basta che vi ridescrivo poche parole come l'ho fatto, come l'ho ricreato. E noi, perché no, ci si vede a un prossimo video. Fatemi sapere se questi profumi li avete mai provati e perché no, non lo so. Un bacio e alla prossima. Ciao. Zombie apocalypse.